Alcuni reperti risalenti all'età del bronzo, rinvenuti nella Siberia centrale, testimoniano la presenza di un cane parzialmente addomesticato che per le sue caratteristiche rappresenta il più probabile antenato del moderno Chow Chow. Quest'ultimo era utilizzato dalle tribù dell'Asia centrale come cane da caccia. Non molto veloce, ma in compenso decisamente aggressivo, dimostrava tutta la sua utilità nel finire coraggiosamente la preda. Il Chow Chow dava buona prova di sé anche come animale da soma e da tiro, per la sua struttura e la grande potenza muscolare. Purtroppo, nella storia, il Chow Chow ha subito dei trattamenti non certo graditi. Fu infatti allevato anche per ricavarne calde e preziose pellicce e, malauguratamente, come appetitosa carne da macello per i buongustai della regione di Canton. La razza Chow Chow, di antichissime origini e non manipolata geneticamente dall'uomo, ha saputo conservare le sue peculiari attitudini caratteriali. Dotato di una fortissima personalità, questo cane è infatti deciso, fiero e poco disponibile alla sottomissione. Il rapporto con il Chow Chow deve quindi essere improntato al massimo rispetto e, raggiunta l'intesa per farsi obbedire, sarà sufficiente uno sguardo o una parola. Armato dell'opportuna diffidenza nei confronti degli estranei, non teme comunque di affrontare la situazione quando si accorge di un pericolo imminente. In famiglia è dolce ed affettuoso, gioca volentieri ed è estremamente paziente con i bambini, a condizione che non vengano disturbati i suoi spazi e i suoi ritmi di vita. Sempre vigile e curioso, anche quando sembra profondamente addormentato, riesce in effetti a captare qualsiasi rumore sospetto con le sue mobilissime orecchie in perenne stato di allerta. Capace di regalare un'amicizia fedele e sincera, il Chow Chow è un cane orgoglioso, che ama instaurare con il padrone un rapporto paritario basato sul rispetto e sulla reciproca comprensione. La scelta di inserire nella propria famiglia un cucciolo di Chow Chow deve essere studiata con attenzione per la particolare indole di questo cane. Innanzitutto bisognerà garantirgli un luogo dove possa muoversi liberamente e ritagliarsi gli spazi di cui ha bisogno. Sarà inoltre importante verificare la disponibilità di tempo per accompagnarlo nella sua indispensabile passeggiata quotidiana. Se vivete in un appartamento, è preferibile la femmina, perché oltre ad avere un carattere più tranquillo, è meno esigente in fatto di uscite. Il Chow Chow, cane dotato di qualità e istinti ancestrali, vanta una storia millenaria che l'ha visto al servizio dell'uomo in guerra, nella caccia, nella guardia degli armenti e delle abitazioni. Eccezionalmente potente per la sua taglia, è coraggioso ed appassionato cacciatore dal fiuto ed udito sviluppatissimi, e con una vista acutissima sia di giorno che di notte. Il Chow Chow, insomma, non è un cane da salotto, ma un esemplare dotato di forte temperamento e grande personalità. Saggio ed orgoglioso, rappresenta per l'uomo che sa rispettarlo non solo un cane, ma un vero compagno di vita.